popolo del tubo, finalmente siamo ritornati in un bel gameplay qua sulla Firstborn, ragazzi. Allora, stanno a succedere tante cose, perché io sì, di gameplay ne porto pochi per questioni di tempo e anche di perché voglio comunque incentrare il mio canale sui vlog, sull'informazione, sulle mod, tutte ste robe qua, cose più utili piuttosto che sta a guardare uno che gioca. Penso che siano più utili quelle robe là, però insomma non voglio tradire le origini del canale, quindi qualche gameplay ogni tanto lo porto sempre. Come vedete mi sto allargando di brutto, questa è la mia bella partitina privata, quella che ho sempre portato. Mi sto allargando di brutto, ho comprato altri campi in cui sto facendo in questo momento soia principalmente. Qua che ho seminato, aspetta, non mi ricordo, qua avena, quindi praticamente un campo lo metto a soia e mais, faccio rotazione, e un campo lo faccio sempre ad avena. Perché? Ad avena perché appunto sto facendo i cavalli, e a mais perché ho le mucche, quindi mi serve il trinciato, e soia perché ogni tanto guadagno qualche soldo che male non fa. Come vedete la mia ditta si chiama Azienda Agricola Robby Mel 81, quindi vedete la ditta si sta espandendo, sta prendendo appunto il controllo della cittadina di Firstborn, ragazzi. Quindi qua mi tocca spianarlo sto coso, è un po' troppo ripido quando entro. Ah, ok, questo ragazzi è il mio silos. Ho venduto il fienile perché giustamente mi hanno detto, dice, ma sto silos qua accetta anche la paglia, il fieno, tutto quanto. Perché hai comprato il fienile? Perché sono pirletto e non me ne ero accorto. Ok ragazzi, andiamo un attimino, prima voglio vedere come stanno le mie mucche e i miei cavalli. Allora, le mucche sono alimentate alla grande, i cavalli pure, giusto un po' di fieno, quindi adesso andiamo a dare il fieno ai cavallucci. E ok, mettiamo i semi di soia nel silos. No, ce li andiamo a vendere, anzi ce li andiamo a vendere. Vediamo un po' dove i semi di soia ci sono pagati di più. 1.700, buono raga, montacarichi est, 1.700. Mentre il prezzo è in salita al nord-ovest, ragazzi. Vediamo un po' tra montacarichi est, dove sta ragazzi? Montacarichi est, dai andiamo laggiù, dai andiamo al montacarichi est, che vedo che ce lo pagano parecchio. Così ragazzi vi porto a fare un bel giretto anche col mio bel John Deere. Allora andiamo di sotto e andiamo a venne sto coso, ragazzi. Non so se vi avevo mai fatto vedere la mappa, se sono venuto mai a fare un giretto con voi su sta mappa, non lo so, però adesso ne approfitto e andiamo piano, ragazzi, se no me incollo questo davanti, me lo incollo proprio, me lo fotocopio. Ok, vai Beddu, vai Beddu. Ah no, devo andare qua pure io, che vai Beddu. Raga, che dite, lo superiamo, ci proviamo, se vi è su qualcuno siamo morti però, io ve lo dico, ma vadi un po' più forte, mamma mia. Ok, perfetto. Purtroppo il problema di sti autisti qua è che, come in tutte le mappe della Giants, vanno a due all'ora. Io poi mi chiedo il motivo per cui fa una vacca in me, un toro, quello che è, mi pare una vacca in mezzo a un paese, non lo so. Io mi vedo l'ingegnere quando dice al sindaco, il sindaco dice bisogna fare una scultura in mezzo alla città, e viene quello che fa dai facciamo la vacca, cioè devo capire un attimino il senso di quella scultura. Vabbè, ok, se poteva fare, che ne so, un eroe nazionale, un santo, un qualsiasi cosa, no, noi famo la vacca, ecco, oppure semplicemente i fiori. Allora un attimo raga, che io per parlare con voi mi perdo, tanto vi faccio vedere solo il viaggio d'andata, non vi faccio vedere il viaggio di ritorno in farm. Ogni tanto, ok, che adesso io ho la stalla dei cavalli da 16, quindi ogni volta che vendi cavalli so 800.000 euro, però ogni tanto pure fa la rotazione delle colture e fa bene ai campi, perché io e il mio team, ma anche i miei amici, abbiamo notato che se voi fate sempre la stessa coltura su un campo, dopo un po' vi rende meno. Io non so se questa è una cosa voluta dalla Giants o no, se è una cosa che noi siamo drogati e ce la siamo sognata, però ragazzi provate a farci caso pure voi e poi fatemelo sapere nei commenti. Secondo me vale la pena fare la rotazione delle colture. Ok, allora mettiamoci sopra. Ok, scarichiamo tutto.
ma avete detto che questa qua è la cosa che ti pesa quando tu vai a scaricare, quindi mi faccia il bigliettino dello scarico, grazie. Qua dentro c'è l'operaio invisibile. Ok, ok, prendiamo. Allora, quanto mi date? 31.000 euro, perfetto, 31.329 euro. Ottimo ragazzi, abbiamo guadagnato più di qualche cosetta, più di quanto speravamo. Vediamo adesso se ci fanno girare qua dentro. Io ragazzi torno in farm, faccio un piccolo taglio e poi continuiamo a fare altri lavori. A fra porco! Eccomi ragazzi, guardate come corro in farm, come un ermellino che corre sopra ai cuccioli di Licaone. Allora, vediamo un attimo. Ecco, ovviamente anche qua ci ho messo azienda agricola Robimello 81. Io adesso vi voglio far vedere un'altra sorpresa, ragazzi. Ve voglio far vedere il mio caseificio. Questa qua, ragazzi, è una mod che ho modificato io di una vendita di latte e uova. Quindi qui, ragazzi, io vendo il mio latte e le mie uova, me lo autovendo in farm. Ecco qua, azienda agricola Robimello 81, vedete, caseificio artigianale. Qua faccio mozzarelle, formaggi freschi e anche vendo in pacchetto le uova fresche che non ho ancora perché non c'ho ancora i polli, ma nel futuro mi adatterò anche a quello. Quindi ragazzi, caseificio, come potete vedere qui c'è il deposito calce perché veramente ce ne voleva troppo. C'avevo troppa calce. Per il resto ho tolto i posizionabili di ricarica perché uso sta mod che vi ho presentato. Ve l'ho presentata ragazzi, adesso ve la lascio qui nel box informativo se non l'avete vista. La mod dei sacchi e del diserbante qua dei cosi. Insomma ve la lascio se vi interessa. Adesso ragazzuoli, io vado un attimino, voglio posare ragazzi, voglio posare, riporre il mio carro. Ok, guardate quanto è bravo Robby a fare le manovre e stacca. Allora ragazzi, ho comprato anche una nuova trebbia, ho comprato la trincia per fare il trinciato, ho comprato la Krone, ho comprato la New Holland TC90 a posto della Fender, ma ho lasciato la barra perché la TC90 c'ha la barra da 5.5, questa è la 7.6, ce la fa portarla e quindi gliela faccio portare. Non è nemmeno troppo irrealistico, diciamo, via, una barra da 7 metri alla fine ci può stare. Allora, io adesso direi di mettere la seminatrice sul campo. Vediamo se il campo c'ha bisogno di qualcosa. Il campo che ho appena arato, sì, arato, fatto off camera. Vediamo un po'. Allora, è mietuto, non ha bisogno di nulla da quello che io vedo. Sì, sì, calceviva e... no, nessuna aratura, quindi c'ha bisogno di calceviva, ragazzi. Quindi dobbiamo spandere calceviva e mentre l'operaio spande calceviva direi che noi dietro subito con la seminatrice combinata gli andiamo a seminare di nuovo mais. Io direi di ributtare mais, no, ma mais ne abbiamo due trincee piene, quindi altra volta soia ragazzi, ci famo un altro giretto di soia. Qui c'è un piccolo scalino, devo andare piano, mi tocca spianarlo con l'editor del gioco, e che io gioco veramente, sono veramente negato con l'editor del gioco. Qualcuno mi ha chiesto di fare un tutorial, sì, ma a me chi me lo fa il tutorial ragazzi, sono un pochettino negato. Allora, mentre che metto l'operaio qua, io switcho, vado sul lambo e il lambo lo uso sulla seminatrice. Prima di usare la seminatrice però andiamo nell'officina a fare un piccolo check up ragazzi, un piccolo check up del mezzo. A proposito, io ormai ho la toolbox, ho scaricato la toolbox dal sito, oddio chi è che l'ha fatta, mi pare che l'ha fatta wedding mod lì, come si chiamano, vabbè non mi ricordo. Comunque l'officina, vabbè la lascio uguale l'officina, casomai quella è una toolbox che io mi porto in giro. Però guardate che spettacolo, la toolbox come funziona. Così anche nella serie vi faccio un test mod, ce l'ho qua in garage. Voi ragazzi prendete la toolbox, la mettete vicino a un mezzo, spingete e vedete, riparate. Allora la riparo. Beh, sta messa male ragazzi, stava messa male. Vediamo se il lambo è da riparare. Vediamo un attimino. Vediamo un attimo. No, il lambo sta a posto, quindi ritorniamo, riponiamo di nuovo la toolbox in garage, perfetto, qua ci sono le sdraio dove passo la notte. E adesso l'unica cosa da fare è dargli una pulita a sta seminatrice perché è veramente brutta.
Ok, scendiamo e puliamo la seminatrice. Ok, perché veramente, ragazzi, l'ho sporcata de brutto e non si può vedere, ragazzi, e non si può vedere. Ok, quindi ragazzi, adesso vi porto, mentre che va a seminare l'operaio, perché mi sa che metto pure l'operaio in semina, prima però di, anzi no, prima di finire la puntata, vi faccio vedere appunto la mia stalla di vacchette, che voi mi sa non l'avete ancora vista. Ok, andiamo adesso in campo, andiamo a seminare, i semi ci sono, mi pare, sentite là i cavalli come nitriscono. Ok, andiamo in semita, in semina, no, di avena, scusate, voglio far soia, ok. Piano che qui c'è di nuovo il montarozzo, piano col montarozzo che spaccamo tutto. Ok, devo ricordarmi di togliere, vi è qualcuno? No, no, devo ricordarmi di togliere sto cacchio di montarozzo. Noi ragazzi andiamo a, via uccellini, via, andiamo a seminare appunto l'avena, 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 the avens, the avens. Ok, ma che avena, ma perché mi sbaglio, raga, la, il cosino, dicevo, il la soia, la soia, i semi di soia. Ok, ok ragazzi, perfetto, così quello davanti col John Deere mi sta appunto buttando la calce. Io lo seguo dietro, ragazzi, lo seguo dietro con la semina. Mi sono dimenticato di aprire l'indicatore di porche, così riesco magari a seminare anche da dentro con l'indicatore di porche. Ok, mamma mia, quante cose Robby vi fa in un gameplay. Il fatto, ragazzi, è questo, che finché non esce la season noi possiamo tranquillamente giocare come vogliamo, cioè se fertilizziamo, trebbiamo, seminiamo, tutto in un giorno di gioco, capito? Quindi non c'ha senso aspettare per simulare il realismo, è controproducente anche a livello finanziario, anche perché io ho il debito ancora da ripagare e ogni giorno di gioco che passa sono 4.000 cocozze di interessi, quindi conviene comunque giocare così come dobbiamo, insomma, come possiamo, come il gioco ci fa fare. Ok, guardate come lavora l'amico sul JD, non so perché mi ha lasciato una strisciata di roba, ma forse non me l'ha lasciata, sono solo io che ho gli effetti bassi, perché purtroppo se no qua il gioco per il mio PC è un po' troppo pesantino, eppure per quello, raga, che vi porto un po' meno gameplay, perché purtroppo il mio PC sta diventando sempre meno prestazionale con l'avanzare degli anni, del tempo, e i soldini qua per farlo non ci sono, e quindi per aggiornarlo, e quindi ci dobbiamo accontentare di quello che abbiamo. Ok, perfetto, altra strisciatina. Io, ragazzi, adesso ho fatto vedere un paio di strisciate, rimetto l'operaio, vi faccio vedere la stalla delle mucche e devo pure dar da magnà ai cavalli. Ok, perché come vedete, per quanto riguarda la finestra animali, le mucche stanno a posto, ma i cavalli vogliono una ballettina di fieno. Quindi io ritorno in farm, ragazzi, ho venduto la stalla dei cavalli, quella bella, ci ho messo questa, perché quella bella del pack è da praticamente è da 8 cavalli, invece di mettere due stalle da 8 ho risparmiato spazio e tutto quanto, ne ho messa una da 16, così, ragazzi, ho comprato un capannone per mettere le balle, perché prima le mettevo fuori, però in vista della season, non si sa mai che mettessero la season all'improvviso, io intanto le balle me le metto dentro. Come vedete, che ho comprato un Arcusin, ho comprato anche il carro questo qui per portare la roba, e ho comprato l'imballatrice Kun, tutto questo con gli 800.000 euro delle vendite dei cavalli, e ho comprato anche tutta la roba per le mucche, come potete vedere, lo sparapaglia, lo Strautman lì semovente. E comunque, già che siamo qua, vi faccio vedere il mio allevamento di mucche, ragazzi. Queste sono le mie frisone, ragazzi, le ho comprate tutte di una razza, le ho comprate tutte, le frisone da latte, che è appunto la mucca che fa latte, la frisona, che è appunto, come voi sapete, è bianca e nera. Poi, se un giorno mi faccio un allevamento di carne, faremo appunto la mucca da carne, ma adesso per il momento ho le frisone, sono solo 12, perché insomma
adesso ne compreremo di più. La prossima vendita di cavalli passo al negozio col carro, al negozio d'animale, ne compriamo un'altra 12 senza dubbio. Qui ci sono due trincee di insilato, uno mi sembra che è già fermentato, uno è quello che sto usando, quindi per il momento questa è l'attrezzatura che uso, quindi vi faccio un po' il punto sulla situazione della mia farm, anche se porto pochi gameplay, io ragazzi lavoro sempre e ho comprato la pala gommata della Liber, semplicemente perché costava meno rispetto a quell'altra di default, ma insomma tempo ce n'è ragazzi per portare anche l'altra roba. Adesso andiamo a dare una ballina di fieno ai cavalli e ci salutiamo ragazzi, ci salutiamo, sto gameplay è andato. Cade tutto, no, ok, sto gameplay è durato pure troppo. Come avevo detto nell'altro video, avevo detto una minchiata che i cavalli non accettano le balle, invece l'accettano, e come, è solo che appunto, adesso vi faccio vedere, se voi tenete la balla alta il trigger non la riconosce. Io tenevo la balla alta, facevo così e dicevo i cavalli non accettano le balle, vedete, se voi tenete la balla sulla benna non l'accetta anche se sta a terra, quindi io pensavo che loro non accettassero, invece il trucco sta nello sfilarla, ecco qua, quando la sfilate la balla viene accettata dai cavalli. Ok ragazzi, adesso scendo, anche i miei cavallucci stanno a posto, sul campo ci sono tutti i miei operai a lavorare, tra l'altro uno ha finito il lavoro, eccolo qua, quindi riportiamo anche il JD in farm. Portando il JD in farm vi ho fatto vedere la frenetica vita della neonata azienda agricola Robimello 81, di lavoro ce ne sarà tanto da fare, ci sarà da espandersi di brutto. Abbiamo aperto per il momento anche un bel caseificio, quindi abbiamo le mucche da latte che producono appunto prodotti caseifici artigianali, abbiamo un allevamento di cavalli, quindi voglio dire, per il momento do sto annà, non lo so, per il momento ragazzi l'azienda si sta espandendo di brutto e chissà quante altre cose farò off camera quando voi ritornerete qua. Allora adesso devo, è un casino perché io qua ci ho costruito, vicino qua ci ho costruito sto caseificio, ok un attimino, ok posso farcela amici, posso farcela, no tamponato ragazzi, ok vedete la mia casetta non c'è più, la casetta quella col tetto rotto che è una cacca, ma mi sono fatto una casetta più piccola, più bellina, con un garage annesso, perlomeno è una casettina modesta e che non c'ha il tetto bucato, questa perlomeno non mi ci piove in casa. Perfetto ragazzi, io vi saluto dal mio caseificio artigianale, intanto vado a vedere se dentro stanno a cominciare, io già ci ho scaricato il mio primo latte, stanno a cominciare a produrre le mozzarelle e cose varie. Ragazzi lasciate un bel like, fatemi sapere che ne pensate della mia farm nei commenti, fatemi sapere voi nelle vostre farm come state appunto affrontando le vostre carriere, che state facendo, in che ramo vi state specializzando. Detto questo, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete, fatemi conoscere anche ai vostri amici, che è molto importante, aiutate Robimello a crescere. In descrizione tutti i miei social e tutti i link utili. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video qua sulla Facebook. Ciao!